Ciao. Gecconi X-Wap. Sì. Facciamo stasera questa. Quest'oggi? Sì. Vi presentiamo Pearly Fruit. Sì. By Vapor Up Evolution, gruppo Tubifarm. Qua ragazzi, allora, Pearly Fruit di Vapor Up Evolution. Innanzitutto salutiamo e ringraziamo Stefano. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Dragon Fruit, quindi frutto del drago, ed è solo frutto del drago. Finalmente. Tutte le altre case ci mettono dentro di tutto insieme al frutto del drago. E pompelmo verde. Allora, partiamo con la prova olfattiva. Pronti. E iniziamo da il pompelmo verde. Grapefruit. Allora, dovrebbe essere pompelmo. Pompelmo verde. Pompelmo. Perfetto. Pompelmo perfetto, tra l'altro. A me non piace il pompelmo, però ve lo dico già subito. Allora, ragazzi, io non ho mai sentito un liquido così fedele all'olfatto. Sì, è fedele. Veramente un polpelmo. Per quel poco pompelmo che ho sentito, però sa veramente. A me piace di brutto, ve lo dico già. Se per caso dobbiamo drippare. Dead Rabbids SQ, sì. Col complesso da flavor, 0,22, 50 watt. Fresco? È leggermente freschino, perché comunque è una linea estiva. Noi la stiamo provando adesso, che ormai è ormai autunno, però non importa. L'ice è appena percettibile. Si sente molto molto bene la nota di pompelmo, ed è veramente pompelmo. Io non ho mai sentito un liquido così. A me piace di brutto. Dunque, allora, sa proprio di pompelmo. Devo dire che non c'è l'amaro del pompelmo. No. No, cioè il sapore del pompelmo. Devo dire che il sapore del pompelmo in sé mi piace. Non mi piace l'amaro che ti lascia il pompelmo. Quindi questo mi piace. Eppure, essendo un estivo, il fresco è appena percettibile. Pochissimo. La quantità di fresco è giusta. Ideale. Ideale, perfetto. Io direi, qua gli do, non voglio esagerare, gli do un 7. Io gli do un 9. Dai. Perché a me il pompelmo, sia quello giallo che quello rosso, mi piace da matti, e quindi questo liquido lo apprezzo veramente no. Tanto. Allora, per chi è amante del pompelmo, questo è atomico. Questo è veramente atomico. Perché sa precisamente sa di effettivamente di pompelmo. Sì. La descrizione è pompelmo verde. A me non mi sembra che sia pompelmo verde. È la classico gusto di pompelmo, quello giallo. Boh, perfetto. Eccezionale. Passiamo al secondo. E ultimo. Dragon Fruit. Solo Dragon Fruit. Solo Dragon Fruit. Lo naso intanto. Allora, Dragon Fruit, una figata. Ok? Vorrei assaggiarlo dal vivo, ma non l'ho mai assaggiato. Non so che sapore abbia il Dragon Fruit, però rispetto a dei liquidi che abbiamo già sentito con il Dragon Fruit, mi sembra abbastanza dolce, buono. Molto dolce. Vai, tiralo. Col complesso da flavor, però un po' più altina, 0,33, 45 watt. Al naso sembra veramente ottimo. Le mie aspettative sono alte. Anche questo fresco. Di qui, più? Qui la parte di fresco si percepisce un pochettino di più. Però la parte dolce del Dragon Fruit la percepite, ed è proprio Dragon Fruit vero, puro. Mi ricordo che lui ha già assaggiato tutti i tipi di frutti al mondo, essendo girando. Ce n'è? Sì. Buonissimo. È buono. Molto buono. È buono. Molto buono. Allora, devo dire una cosa. Io la prima... È più fresco, Allora, vi devo dire una cosa. Noi adesso lo stiamo provando su Atom da flavor con coil complesso. Io la prima volta che li ho assaggiati su una Drag X, andate a vedere il video. Sì. O tra l'altro spaventosa quella lì. Sì, sì. E su la MP80 di Vaporesso, che è praticamente la fotocopia della Drag X, solo che non ha le 18650. Comunque tutte e due sono pod portatili con resistenze a mesh per flavor, e devo dire che questi due liquidi venivano fuori spaventosamente, e il fresco lo percepivo leggermente meno. 8,5. 9. Questo è buonissimo. Buono, per gli amanti del Dragon Fruit questo è ottimo.
Peccato che c'è forse un peletto troppo di ice per me, credo anche per lui, non lo so. Se ce n'era meno la quantità del pompelmo, questo avrebbe spaccato veramente tanto. Ma è diverso, perché appunto su quei due dispositivi lì, la Drag X smorza e, un po', e la Vapor S smorza di brutto. Si sente solo la parte fruttata e avete un piccolo sentore di fresco che non vi rinfresca neanche la gola. Buonissimo questo, buono, 8,5. Com'è che si chiama? Vapor Up? Ricordiamo la marca, Vapor Up. Vapor Up Evolution. Salutiamo Stefano. Salutiamo Stefano. Green Grapefruit e Dragon Fruit. E Dragon Fruit. Ve li consigliamo entrambi perché sono entrambi fedeli, atomici. Molto fedeli. Fedelissimi e veramente spettacolari. Linea Pearly Fruit. Pearly Fruit. Googlateli, li troverete da qualche parte. Sul sito Vapor Up Evolution. Perfetto. Quindi vi salutiamo con l'ultima sua parte mia, ci vediamo alla prossima. Ciao.